Carissimi, allora, sono qui per parlarvi di un testo che mi è stato inviato dall'autore e vi parlo di un signor autore, di un cotanto autore, di un fantastico autore. Parlo nello specifico di Marco Freccero. Marco Freccero che ha, tra le altre cose, tra le altre attività a cui si dedica, un canale su YouTube, il quale fa in genere delle brevi ma intense recensioni che pongono l'attenzione più sull'aspetto critico di un tema e del libro che lui recensisce piuttosto che sul libro in sé. Questo per dirvi che oltre ad una semplice narrazione della trama o delle proprie impressioni, Marco Freccero fa sempre un focus critico su ciò che il libro, a suo parere, può non insegnare, ma probabilmente su cui può far riflettere. Chiaramente stiamo parlando di una visione di un uomo con una certa impostazione, per cui troverete una certa impostazione, capirete il suo modo di vedere la vita, condivisibile o no, a mio parere sempre molto interessante. Ma veniamo al libro in questione. Io avevo avuto il piacere già di recensire il suo primo libro, che non hai mai capito niente, se non erro, troverete il video. E lì ero andata un po' in crisi, perché vado a fare una premessa: non ho mai dubitato della capacità di scrivere di Marco, e infatti già in quel testo io non avevo avuto ampio margine di valutazione, avevo capito benissimo e confermata questa mia sensazione, ecco. E però quello che poi tra l'altro avevo fatto rilevare a lui è sempre nell'ottica della questione cosa si può fare, cosa non si può fare su YouTube, gli scrittori, le polemiche varie, ognuno è libero di fare ciò che vuole, e poi al lettore sta l'affermare che possa piacere o meno, sempre con molta educazione. Quel libro mi era piaciuto molto, però appunto i personaggi mi erano apparsi parecchio definiti su un senso negativo, le donne ne uscivano tutte male, e quindi era questo che insomma mi aveva lasciata un po' perplessa. Ma in questo secondo volume, che si chiama Cardiologia, di cui vi lascerò gli screenshot, superiamo qualsiasi remora, superato qualsiasi remora, perché i personaggi e le ambientazioni che sono le colonne portanti dei racconti, perché sia nel primo libro che in questo secondo Marco Freccero predispone dei racconti. Sono tutti personaggi che noi possiamo incontrare tutti i giorni, con vicende particolarmente dure, ma che possiamo trovare accanto a noi. E proprio lui narra io oserei dire che narra del nuovo proletariato, quindi delle persone che hanno tanta difficoltà ad arrivare a fine mese, che hanno tanta difficoltà nelle relazioni umane. Mi viene in mente che nel primo libro appunto per lo più si narravano di persone con molte difficoltà economiche, però ce n'era uno in cui c'era una coppia evidentemente benestante, che però aveva dei problemi evidenti
evidenti, a mio parere, rispetto ai miei standard di relazione, rispetto a determinati principi di vita. In questo secondo volume entrano, mi pare, di più in gioco, e forse è questo che ha reso i personaggi, Marco ha reso i personaggi pieni di pietas, cioè di pietà umana. Non li ho visti molto umanizzati. Se lì c'era lo sfondo di una cattiveria quasi insuperabile, qui troviamo quella giusta commissione e dose di sventura umana. Che però viene spesso compensata da miracoli, che sono miracoli assolutamente terreni, come nel caso di un racconto in cui una coppia che vive ormai nella sua auto, e seppure nello stesso racconto quello non è la sola cosa che li caratterizza per dramma, avranno una persona che regalerà loro qualche istante intenso di felicità. E tutti i personaggi in questo secondo volume, che mi è piaciuto moltissimo, e questo non mi ha dato nessun senso, non lo dico, lo dico senza nessun ma e senza nessun se, questo libro veramente molto bello. I personaggi sono molto commoventi, davvero ci sono stati dei momenti in cui la commozione non era possibile sopprimerla, era veramente l'unico sentimento che poteva essere espresso. Io vorrei davvero consigliarvelo, perché ci si rende conto, attraverso i personaggi di questo libro, di ciò che abbiamo accanto, che spesso non guardiamo, o forse ciò che noi stessi siamo. E vederlo in un racconto, che a volte è uno specchio, può essere utile per un forte senso di giustizia, dove questa sia connotata da autocritica, prima che di critica verso terzi. E poi un'altra cosa che volevo far rilevare, che probabilmente umanizza il tutto, è la voce di molti bambini, anche lì molto commoventi, che interagiscono con gli adulti. Ecco, queste voci che hanno reso ancora più umani questi personaggi, duri ma teneri. E quindi sì, in questo secondo volume l'ho sentita di più, la voce dei bambini. Poi, ultima notazione, ma non di scarsa rilevanza, Deo gratias. C'è una scrittura ineccepibile, scrive bene, Marco scrive bene. Io, per esempio, per quanto mi riguarda, sono più portata al scrivere in terza persona, lui invece è capacissimo, a volte a me annoia anche leggere, invece in questo caso non mi ha annoiato, cioè la lettura dei dialoghi a mo' di dialoghi teatrali, quindi botta e risposta. Li scrive bene, non sono mai, allora sono colti, a volte però usa il linguaggio della vita comune, ma non per questo decade in un qualunquismo linguistico, ecco.
e quindi ben scritto, quindi solo per questo andrebbe letto, perché dobbiamo volgere a migliorarci, e lo facciamo anche leggendo scrittori che scrivono bene, a prescindere dalle storie. E sì, è scritto bene, ne sono felice, solo per questo vorrei consigliarlo. Comunque, allora, il libro di cui vi parlo appunto è Cardiologia, sono costituito da 11 racconti, Marco Freccero, con una ottima postfazione. E quindi vi lascerò gli screenshot perché l'ho letto in formato ebook, e vi raccomando, io credo che questo mio consiglio non possa, come dire, determinare aspettative irrisolte. Penso davvero che sia un ottimo testo. Io saluto tutti voi, a presto, un abbraccio a Marco e un bacio.